Buongiorno a tutti, gente. Il nostro viaggio per Bucarest può avere inizio. Troviamo qui all'aeroporto di Bari, Palese. È Palese? Che è Palese che siamo a Bari. Comunque Bari, città fantastica, mi raccomando, venite a Bari. Siccome ci abbiamo una fame tremenda stamattina, non abbiamo mangiato, ci siamo presi questi due fantastici panini con rucola e grana. E bresaola. E bresaola. Non chissà che c'è panini. Però giusto per mangiare qualcosa. Non spegnere sull'aereo. Allora ragazzi, siamo appena arrivati all'aeroporto di Bucarest, Otopeni. Volevo darvi un consiglio: il cambio dei soldi fatelo direttamente a Bucarest, non fate come noi che l'abbiamo fatto all'aeroporto di partenza, cioè a Bari, perché noi ci hanno applicato un tasso di cambio del 4%, mentre qui a Bucarest c'era il 0% di tasse di cambio. Pertanto vi consiglio di farlo direttamente qui all'aeroporto. Per evitare fregature o tassi molto alti, cercate di farlo comunque in banche, aeroporti o poste. E fa leggermente freddino, vero? Ci muoveremo con uno shuttle e raggiungeremo Brasciol. Ruotata come una bracioletta. Comunque l'autista è davvero molto garbato, ci ha accolti. E vi consiglio di utilizzare il sito autogari.ro. Diciamo che qui fa leggermente più freddo che in Italia, vero? Vabbè, rispetto diciamo alla nostra regione, sì. Adesso stiamo andando a giocare con questa nevina alquanto sporca. Ok, forse non è stata una buona idea, però dai, ci aspettiamo che quando arriviamo a Prešov comunque ci sia la nevina. Ok, sono arrivati, possiamo partire. Finalmente, dopo una giornata intera di viaggio, siamo arrivati all'hotel di Brasov. E questa è la nostra stanza. Sta un pochino in disordine perché siamo arrivati praticamente da pochissimo. E vi faccio vedere com'è la vista dalla nostra stanza. Praticamente fantastica. Buongiorno gente, da Prešov stiamo andando a prendere il mezzo, il pullman, vogliamo andare al castello di Kish. Wow, c'è un sacco di ghiaccio piccato. Ci serve un passaggio alla stazione che è dista 40 minuti a piedi da qui, per cui dobbiamo prendere il mezzo. Eccoci qua, finalmente a Sinaia, una fantastica città, la Transilvania. Penso di amare la Transilvania, cioè è come nelle fiabe, bellissimo. Ragazzi, siamo a Sinaia, ci stiamo incamminando verso Peles Castle, cioè il castello di Peles, che è stata la residenza del primo sovrano di Romania, Carlo I. L'atmosfera qui è fantastica e amo la Transilvania. Vorrei dire solo una cosa: gli unici pazzi a salire al castello di Peles, o Peles come cazzo si chiama, a piedi, siamo noi, io e te. Io ho detto, prendiamo Bolt, prendiamo Uber, cioè gli unici. Tutti quelli che incontriamo stanno scendendo, gli unici a salire siamo noi. Vabbè.
Questa è una pallina di neve della Transilvania. Vediamo che resistenza c'è. Dovrà colpire quell'albero. Un buco stava preso io. Ragazzi, siamo appena arrivati al castello di Peleg. Potete ammirare l'assortimento che c'è qui. Infatti, se voi potete notare, su quel fucile c'è anche il prezzo. Sono le 16:24 e dopo un'escursione al castello di Peleg siamo esausti. Sono esausto e c'ho tantissima fame perché non abbiamo mangiato proprio. Abbiamo preso questo piatto tipico con... adesso ve lo faccio vedere. Polenta, uovo, salsiccia e un po' di formaggio. Non so il nome di questo piatto, anche perché, anche se lo sapessi, difficilmente ve lo pronuncerei bene. Niente, buon appetito a noi. Ciao amici, dopo una giornata intensa, tra l'altro, dagli occhiali. Tra l'altro ho anche lasciato la camera, la fotocamera in appartamento. Sai chi sembro? Testa di cocco. Comunque sto registrando dal telefono, quindi non so se si vedrà che cambierà la qualità, ma noi siamo in un posto che ci ha consigliato il nostro amico Christian, tra poco vi dico il nome, e mi sto bevendo a Romanian Beer, una birra rumena chiamata Ciuc. Che non si legge perché è al contrario. Non si legge perché è al contrario, però potete vedere, chiamata Ciuc, è fantastica. Dopo una giornata di escursione al castello di Peleg, siamo affamati, più io che lui, e siamo presi un piatto tipico, anch'esso consigliato del nostro amico Christian. Ciao Christian, se mai vedrai questo video, ti vogliamo bene. E niente, quindi adesso stiamo aspettando che arrivino i nostri fantastici piatti. Ok, i piatti sono arrivati e come potete vedere ci sono due salsicce rumene. Non so cosa hanno di rumeno, effettivamente. Due salsicce rumene. Fa molto ridere questa cosa. Penso sia maiale e vitello, comunque manzo, insomma, questa roba qui. Patatine e mostarda. Il nostro amico Christian ci ha detto che è un piatto tipico, sarà per come è speziata la carne, penso. Niente, non ci resta che mangiarlo. Ah, e comunque volevo farvi partecipare al taste test, la prova dell'assaggio della salsiccia rumena. Fa molto ridere questa cosa. No. Mm.
Vi devo dire, vero? La salsiccia rumena è molto morbida ed è molto buona, tra l'altro. Quindi niente, io continuerò a mangiarla perché è buonissima, c'ho fame. Detto ciò, a dopo. O meglio, a domani, perché non penso che registrerò qui, sono troppo stanco. Ciao guys. Abbiamo finito il piatto, buonissimo. Ah, e prima che mi dimentichi, il nome del locale è Berreria Copta Roame, o come si dice, insomma, io ci ho provato. Poi vabbè, dai, basta, però ci vediamo domani. Ciao.